Assessore Nardoni, buon pomeriggio. Lei è intervenuto nuovamente nel territorio di Ginosa per visionare un po' i danni di quest'ultima ondata di maltempo che continua ad infierire con violenza su questo territorio e anche nelle zone della Basilicata, dove sono esondati diversi corsi d'acqua. Che situazione trova? Stiamo vedendo di intervenire nel miglior modo possibile. Sì. Gli impianti di sollevamento dei consorzi sia il Galato che il Lato sono perfettamente in attività, per cui c'è da ieri sera che noi stiamo lavorando per cercare di garantire l'assistenza e le attività. Adesso le situazioni sono notevoli, per cui credo che bisognerà studiare un nuovo sistema idraulico. C'è bisogno di avere ci sono delle portate d'acqua che in pochissimo tempo arrivano in maniera molto preponderante, quindi bisognerà proprio ridisegnare l'assetto idrogeologico. Comunque siamo qui tutti presenti e in attività, facciamo quello che possiamo fare. L'acqua, ho fatto una passeggiata anche in Basilicata per vedere anche la provenienza. Certo. Se voi vedete il Sini è completamente inondato. Sono state interrotte, c'è la Policoro Valsini che è sospesa, che è bloccata, per cui è con anche lì con diversi danni. Diciamo che la pulizia effettuata dei canali in questo periodo ha agevolato molto il deflusso dell'acqua, altrimenti... Ma sicuramente sì, i lavori di emergenza che abbiamo fatto, ritenuti dai danni del 7 e l'8, sicuramente hanno aiutato. I canali sono... quelli che sono stati puliti sono perfetti, ecco poi la quota è uguale, quelli che sono stati puliti sono, diciamo, riescono a defluire l'acqua in maniera veloce, però bisogna ridisegnare completamente l'assetto idrogeologico, questo certo. È a mio avviso. Assessore, Assessore, ha ricevuto informazioni sull'allerta meteo, ci saranno miglioramenti o la situazione perdurerà? Ho mandato una mail, però siccome non sono riuscito a vederlo ancora. D'accordo. Se siamo più tardi le posso dire. Grazie, grazie. Okay. Grazie assessore, salve.